ed è stato il periodo in cui la vecchia mafia via via ha ceduto il passo alla nuova mafia. Quindi parliamo dei rimi della vecchia mafia, con poi successivamente Riina che è venuta dal eccetera eccetera. Sono anni in cui c'era una certa radicalizzazione dei cosiddetti estremisti di sinistra. Iniziano a concentrarsi nella città di Alcamo interessi economici importantissimi. La provincia di Trapani, Alcamo in particolare, ma un po' tutta la provincia di Trapani, si è sempre caratterizzata per essere un territorio dove si sono incrociati interessi e organizzazioni illecite di vario tipo. Almirante non lo facevano parlare, fascista, e che ti chiudevano. Il 28 marzo 75 muore il regime, ad aprile ci sono i candelotti che abbiamo detto, alla fine di aprile, e siamo già alla vigilia, iniziano le elezioni amministrative del 75, muore Piscitello, a maggio muore Guarrasi, la notte finita la festa della padrona di Alcamo, la gazzella dei carabinieri sta salendo, finisce il gioco d'artificio, stanno salendo, subisce un attentato. Quella notte del 27 gennaio 1976 lei dove si trovava? Che io ero a Pizzolungo, l'hotel di Pizzolungo, perché c'era una serata, anche con cena, organizzata dal direttivo del Movimento Sociale di Trapani, perché arrivò Almirante. Quindi la sera del 26? Del 26, sì. E tra l'altro rimanemmo fino a notte, dopo mezzanotte a Pizzolungo. Questo cancello bianco che vedete qui da questa parte, questo è esattamente il punto dove sono stati uccisi dai carabinieri. A distanza di poche settimane, la notte del 12 febbraio, una pattuglia di carabinieri, dopo un breve inseguimento per le vie di Alcamo, ferma un giovane, tal Giuseppe Vesco, monco della mano sinistra. Ha con sé due pistole, una risultata in seguito l'arma che uccise i due carabinieri e un'altra pistola rubata all'interno della casermetta. Quello che le chiedo oggi io è: mi dia altri elementi per la sua innocenza, ovvero perché Giuseppe Gulotta doveva essere assolto, ovvero non perché lei aveva fatto la domanda alla Guardia di Finanza, non perché lei era un ragazzo di 18 anni che faceva una vita semplice. Mi dia qualche altro elemento. Perché Gulotta Giuseppe quell'azione non l'ha fatta. Giuseppe Gulotta quella notte dormiva a casa sua. Cioè, dopo una serata di aver visto un film, e l'ho sempre detto anche in tribunale e tutto, un film di Luchino Visconti, che quello ormai è una cosa che mi è rimasta in mente, alle 11 finisce, io alle 11 e un quarto, 11 e mezzo, già era a casa mia che dormivo. Quel film durava circa tre due ore. Ore. Un'ora? Due ore. Quindi praticamente... Cioè, dalle 8 e mezzo alle 9 fino all'11. Ok, quindi questo non poteva essere mai considerato un alibi, perché l'omicidio avvenne alle 12. Successivamente, sembra. Ok, mentre Almirante invece... Almirante, l'indomani mattina, io credo che avesse l'aereo alle 7, ma può darsi che l'avesse anche alle 8. Comunque è sicuro che prima delle 8, sicuramente, l'Almirante con la sua scorta passa davanti alla casermetta dei carabinieri. Una pattuglia della polizia di Palermo si dirige dunque verso Trapani per prelevare Almirante e accompagnarlo all'aeroporto di Punta Raisi. Ma cosa accadde veramente? Ce lo spiega il poliziotto ormai in pensione Antonio Federico, che quel verbale dei suoi colleghi lo ha letto. Guardiamo bene i fatti. Allora, io da poliziotto analizzo i fatti e dico: perché i miei due colleghi della Digos, erano due, tre? Perché transitano, si fermano qua, ed è assurdo, guarda, se della Digos, che comunque già la Digos indica anche, comunque sono delle persone non indifferenti, capisci? Comunque hanno una certa specialità, perché fanno scorta, cosa, occhio, sì, vivo. Arrivano qua e vedono, intanto dicono che sono passate da qua per timbrare il foglio di viaggio.
e mi è un poco strano, perché comunque anche se tu non riesci a entrare, il capo pattuglia mette sul foglio che per motivi di urgenza non si è potuto timbrare, si mette la firma, si fa un'autocertificazione, quindi già vale anche nel 77. Perché sì, anche perché non hanno potuto firmare il foglio di viaggio, perché non hanno trovato. Però com'è che scendono dalla macchina e vedono il portone aperto, con l'alone che è metà Porsche bruciato, porta aperta, entrano. Vedi che non stanno entrando in uno stadio, Stefano. Entro in una casa che è tutta in tutta di piccola dimensione, sarà 30 metri qua, 40 metri forse quadrati. Vabbè, voglio dire. No, no, perché se si fanno lì si vede la finestra. Sì, sì. Basta fare 5 metri e si arriva alla prima stanza da letto. Alla prima stanza da letto, quindi voglio dire. Forse anche di meno di 5 metri. Vabbè, loro hanno giustificato la relazione, io l'ho guardata meno la fretta che avevano. Ma la fretta, però loro la fretta però hanno girato. No, la fretta però loro sono tornati indietro a telefonare al tabacchino, che da qui dista 2 chilometri. Quindi, al canalotto, quindi hanno dovuto scendere dalla macchina e telefonare. Ma quindi non hanno guardato dentro, no, per non perdere tempo, sì, però sono tornati indietro. Vabbè. Allora, diciamo pure di 2 chilometri per andare Ma per fare che poi? Scusa. Per telefonare dalla cabina. Ma telefonare dove? Noi sulle auto abbiamo le. Nel 76 già c'erano le auto. Ci sono le radio. Ma è normale. Noi e nel perché 70... secondo lei non l'hanno fatto? Questo lo dovrebbe chiedere l'autorità a loro, se sono ancora vive. Se avessero detto qualcosa al Milan, è impossibile che il Secolo mi chiama a mezzogiorno. A mezzogiorno mi chiama e mi dice: sai Romano, abbiamo saputo che è successo, cioè, tu te la senti di farci il servizio? Ho detto, sì, non ci sono problemi. L'impressione di tutta l'inchiesta che io ho avuto telefonando al giornale era che bisognasse prenderla con le pinze. Abbiamo Carmine, suo fratello. Sì. Carmine, mi diceva lei, voleva fortemente fare il carabiniere. Da quando era piccolo. Che cosa diceva? Andava alle elementari, prima, seconda, elementari. Tutto proprio quando era piccolissimo. La vita sua era nella caserma che stava a Scanzano. Era un ragazzo splendido, meraviglioso, franco. Ma in particolare uno che mi teneva dice: sai Romano, ho sentito, ma lui l'aveva sentito alla radio, la radio locale, che c'era una macchina delle Brigate Rosse in missione in Sicilia di cui si era persa la traccia a Cefalù. Se fosse stata un'organizzazione terroristica vicino alle Brigate Rosse, avrebbero senza nessun problema rivendicato e documentato l'azione. Le scarto subito la questione dei Brigate Rosse, perché? Non perché mi piaccia scartarlo, ma perché ad Alcamo la condizione, diciamo così, del bisogno di democrazia, di libertà, di emancipazione, il fermento democratico fu catalizzato fortemente dalle forze democratiche, dalla Camera del Lavoro, del sindacato più complessivamente. In realtà subito dopo l'indomani ci furono delle rivendicazioni dei brigatisti che poi furono smentite. Sì, furono smentite, ma lei all'inizio, no, ecco. Anche questo mi dissero di stare calmi al Secolo d'Italia, perché i brigatisti rossi furono conseguenti con il loro credo, dicendo che erano stati uccisi due nemici del popolo. La sera del 26 gennaio, poche ore prima della strage, i due carabinieri, Apuzzo e Falcetta, avevano giocato a carte nella casermetta con due loro amici. Sì, giocarono a carte la notte, però, con questi signori, e lì, cioè, questi signori erano uno un farmacista e l'altro era un carrozziere. Carrozzieri sappiamo che sa usare bene la fiamma ostetrica, però loro subito sono andati a dichiarare che loro in questa storia non c'entravano nulla. No, loro erano dentro la caserma. E che fino all'una, alle due giocavano a carte, dice, perciò loro si sono subito discolpati e non hanno fatto indagini su di loro. Magari non lo so, il farmacista poteva sapere di poter avere qualche cosa per farla addormentare, magari, che devo dire? Cioè, una mia supposizione, un mio pensiero. Lei sta dicendo una cosa importante. Sì, è grave forse, però in quel tempo loro, mi ha detto il vecchio avvocato Lauria, che poi
è venuta a testimoniare nella revisione. Quando è successo all'epoca, accusatio non petita, accusatio manifesta. Ad Alcamo in tanti sanno, ma nessuno parla. Eppure riusciamo a intervistare un compagno di scuola di Giuseppe Vesco, che ci racconta dei fatti inediti e sconvolgenti in esclusiva per le nostre telecamere. Ci siamo incontrati, mi ricordo come se fosse ieri, ci ha fermato con quel suo sorriso un po' così... beffardo. Esatto, un po' beffardo. Il giudice è una catena, un'organizzazione, perché dobbiamo cacciare via questi ladri, assassini, democratici cristiani, tutti stessi, che io conosco te, tu conosci a lui, però lui non conosce me. Vesco, in realtà, alcuni mesi prima della strage era stato fermato a Napoli insieme a dei gruppi NAP ed era arrivata la segnalazione ai carabinieri di Alcamo. Ma il tentativo di arruolare dei giovani alcamesi fu fatto solo al nostro interlocutore o il Vesco ci provò anche con i suoi amici? Questo di questo non le ha mai parlato, mai non parlato, ha mai fatto nessun riferimento. Lo venga a sapere per la prima volta ora. Lui accennava a qualcosa che mirasse a sovvertire le istituzioni locali perché operano ingiustizie nei confronti dei cittadini. Lui si metteva al centro perché lui era convinto di aver subito un torto non avendo avuto riconosciuta l'invalidità per l'incidente in cui ha perso la mano. Io idee strane di Giuseppe Vesco non ce l'ho mai avute e non ce ne ho nemmeno ora. Giuseppe Vesco io l'ho conosciuto in occasione del mio 18° compleanno, che lui si è un po' più avvicinato a noi. Noi ci si vedeva ogni tanto così, ma buongiorno e buonasera. Amici nel senso che uscivano. Come due strani. Uscivano la domenica, uscivano così, ragazzi che uscivano. Tutti insieme? Penso almeno, certamente. Lì Vesco dove? Disse questo, le prime parole quando incontrò. Ecco, le puoi ripetere? Abbiamo inteso attaccare la caserma perché cioè, il posto più sicuro. È un posto dove lo Stato si sente più sicuro. Che il Vesco abbia avuto un ruolo nella logistica dell'attentato, credo che sia un fatto oggettivamente... Cosa intende per logistica? Logistica che sia stato utilizzato nella preparazione. Solo nella preparazione? Nella preparazione e nella esecuzione dell'agguato. Non era uno sereno, non era uno tranquillo, lo chiamavano Peppu Pazzo. Si usa prendere per sciocco quello che è un po' fuori, cioè perché lui le raccontava probabilmente talmente grosse che poi passava quel cretino. Giuseppe Vesco poteva avere legami con la mafia? Sì, Giuseppe Vesco non in quanto strutturato, non in quanto punciuto, non in quanto uomo d'onore, ma perché poteva fare parte, anzi probabilmente faceva parte, di un gruppo di canagliame comune che aveva come riferimento le Orrime. Ma una incursione in una casermetta, l'uccisione di due carabinieri, il furto di divise, di armi, di soldi, realisticamente per i metodi adottati, può essere mai considerata un'azione di Cosa Nostra? Abbiamo chiesto il parere a Vincenzo Calcara, pentito di mafia. Lì ci vuole il non può essere di propria iniziativa, anche se tutte le famiglie sono autonome, però è rappresentata dalla commissione provinciale. Se sì, ci vuole veramente il benestare della supercommissione nazionale, perché qua non sono solo io a dire che non c'è la cupola di Cosa Nostra a Palermo, ma c'è una cupola nazionale. Il Vesco, 15 giorni dopo l'eccidio, andava in giro con la pistola utilizzata per uccidere i carabinieri. Ora, o il Vesco era un imbecille, oppure voleva farsi arrestare. Che se fosse stato un delitto di sola mafia, qualche pentito di mafia di tipo tradizionale ci avrebbe raccontato qualcosa. Invece,
per decenni e decenni non è mai venuto fuori praticamente nulla su quella vicenda, e questo è molto, molto significativo. Io pensavo che se sarei scappato non ce l'avrei fatta come ce l'hanno fatta loro. Già io pensavo questo, perché io sono un tipo molto sincero, molto calmo, mi ha detto, io stare così come hanno fatto loro non credo che ci sarei riuscito, a me mi avrebbe arrestato sicuramente subito. Però lei ha detto anche che non è scappato in Brasile, o dove poteva anche scappare, per non dare anche la convinzione della sua colpevolezza. Chiariamo questo punto. Naturalmente, anche in particolare questo particolare, perché se io scappo do modo di dire sono colpevole perché sono scappato. Ma poteva legalmente avere un passaporto, e chi glielo propose? E ora non mi ricordo, questo sono passati tanti Padre Mattarella? Anni. Padre Mattarella? Sì, magari qualcuno della parrocchia dell'epoca, magari. Sì, Padre Mattarella, buonasera. Sono Stefano Santoro, sto chiamando da New York. Come mai un sacerdote, nonostante la condanna, fece andare via due ragazzi? Perché erano profondamente innocenti. Sono stato toccato dalla luce del Signore, io sono stato lì illuminato da me, perché io vedevo, incontravo tanti di San Giuliano, di incontrare, parlavo con loro, e di loro il Signore mi ha dato questa luce fortissima, era nel loro innocenza, capito? Io non è che ci sono confessato meno, no, questo no. E disse, sta un sacerdote che è venuto da Arkham, che vuole parlare con tua mamma e tuo padre per chiedere perdono per i loro due, non lo so come si chiamavano, i due più piccolini, che ci stavano, uno di 17 e uno che aveva 18 anni, 19 anni. Sant'Angelo e Ferrantelli, forse? I due più piccolini. Sono giovani, erano piccoli, non c'entrano proprio niente, e quindi chiedono il perdono. Me, questo non lo so, io non ho bisogno di chiedere perdono. Lei non ha mai chiesto perdono? Io non ho mai chiesto perdono, perché io quell'azione non l'ho fatta. Per quale motivo devo chiedere perdono? Perché la richiesta di un perdono? Io penso perché erano colpevoli, se no non chiedevano il perdono. Lui ambiva a entrare a far parte di un'organizzazione armata. Vescovo. Infatti, vescovo, perché l'attacco alla caserma veniva giustificato come un'azione dimostrativa, quasi un'azione per essere promosso ad entrare a far parte delle Brigate Rosse. Russo era profondamente convinto che quello fosse stato l'autore dell'assassinio dei nostri due colleghi, e c'era molto entusiasmo. Lui disse che ho visto la sofferenza del colonnello Russo quando diceva a Pino: non mi costringere a fare quello che non voglio fare. Della confessione che l'avvocato Lauria chiama estorta, che le fecero i carabinieri, ci spieghi esattamente cosa avvenne? Cioè, lei trovò un verbale già scritto, o perché allora le ricordo il verbale, lei lo conoscerà sicuramente, sì, meglio di mi me. Mi dica come, quando e perché, in un'unica domanda tutto il verbale. Allora. Perché i dettagli parlano, secondo la confessione di allora 76, che lei fu portato insieme a Ferrantelli e Sant'Angelo, arrivasse davanti alla casermetta, dentro la Fiat 127, e che a un certo punto vi portaste nella macchina di Mandalà, e che Mandalà le puntò una pistola, queste cose i carabinieri le avevano già scritte? No, queste cose l'hanno fatto durante l'interrogatorio. Cioè, io in quel racconto del verbale che è stato fatto in caserma, io rispondevo solo sì e no. Quindi loro dicevano, loro raccontavano e scrivevano. Raccontavano. Allora, questo è vero, Culotta, sì. E così andava così, Culotta, sì. Allora, la sentenza dice che la revisione viene attivata a seguito dell'emersione dell'indicazione di Renato Lino, cosa che è un fatto oggettivo. La valutazione di attendibilità di Renato Lino matura attraverso un percorso processuale che io stesso ho rappresentato.
le dichiarazioni dell'avvocato Francesco Lolia, dell'avvocatessa Eleonora Granozzi, delle intercettazioni. Lei ha presentato una denuncia al commissariato, è giusto? In questa denuncia cosa ha scritto? Io ho visto mio fratello. Ok, come l'ha riconosciuto a suo fratello? Perché questo signore non aveva una mano. Ma lei l'ha riconosciuto in viso che poteva essere lui? Sì, sì, da sorriso, era assolutamente lui. Il giorno che lei è andata a riconoscere il cadavere, diciamo il corpo di suo fratello, che cosa ha notato di strano? Nessun segno al collo aveva. Nessun segno al collo? Come hanno detto, nessun segno al collo, il collo perfetto, nessun segno c'è. Cioè, non è possibile. Lei l'ha potuto toccare suo fratello, l'ha potuto accarezzare? No, me l'hanno evitato. Chi gliel'ha evitato? Mi hanno detto non toccarlo. Chi gliel'ha detto? Là, c'erano due persone, là, un altro medico che entrava. In carcere? È stato in carcere? In carcere? No, al cimitero non siamo andati a vederlo. Ho capito. E il cadavere di suo... Abbiamo consegnato i vestiti e poi ce l'hanno fatto rivedere un'altra volta dopo vestito. Il cadavere di suo fratello dove era messo? Su una barella era. Normale questo, io penso di no. Che cosa vuole dire lui? Di solito un morto si mette sopra la bara, perché da c'era la balata di marmo, bella spaziosa. Perciò invece lui è uscito con la barella, ce l'hanno fatto vedere. A che con la barella, dopo che l'hanno vestita, ce l'hanno fatto rivedere. A che distanza? Lontano, perché non la potevamo toccare, non l'abbiamo potuto toccare. Quanti metri? Non potuto toccare, ci stava avvicinando ancora di più e mi hanno detto di allontanarmi e di non toccare. Quando sono andate a scegliere mio padre e i miei zii la bara, mi hanno detto, hanno scelto la bara e sono tornate. L'avete visto che è messo dentro, diciamo, è chiusa sta bara? Dice no, ci abbiamo scelto la bara e ci hanno detto, dice, potete andare, ci pensiamo ancora. Lei non ha assistito alla saldatura della bara? No, ma nemmeno mio padre ha assistito, i miei zii. Dice no, ci hanno mandato, dice, ci pensiamo ora noi, ci potete andare. La mattina alle 9 ci fate trovare davanti alla caserma carabinieri nel corso. Al vescovo gli si è tappata la bocca. Ma detto questo, è un'operazione grave. C'è stata un'operazione grave. Io sul radio l'ho preso per un nome. I colleghi stavano facendo un posto di blocco. Mi ha raccontato Stefano, non l'ho vissuto io. Quindi naturalmente io non è che ho detto è così. Non ho mai detto è così. Ho detto semplicemente, visto e considerato che su 10 cose che mi ha detto, 9 sono andate a buon fine. Il 10 per me poteva andare anche a buon fine. Quindi dice che quando l'hanno fermato, il carabinieri, non mi ricordo se era Puzzo o se era Falcetta, ha visto che i documenti non erano al Camesa. A quanto mi racconta sempre Marchi. L'hanno fatto scendere e hanno fatto aprire il cofano di dietro del furgone e hanno visto delle casse. Una di queste casse lì l'ha fatto scendere, o Falcetta o Puzzo. E l'hanno portato perché voleva vedere all'interno della casa dei carabinieri. Nel momento in cui stavano aprendo la cassa ed erano, uno era abbassato, perché quando mi dice lui, e non so poi l'autopsia com'è che risulta, il primo colpo gliel'hanno dato da sopra, perché il carabinieri era abbassato per aprire la cassa. E poi è successo. Però ha detto, poi ne parliamo successivamente. Punto. Mi capisci Stefano? Sì. Punto. Io, se c'è qualcuno che prova che è il contrario, io ne sono contento. È chiaro che la possibilità che loro, noi abbiamo parlato tante volte, la possibilità che loro potevano fare il posto di blocco alle 3 di pomeriggio è diventata impossibile. Perché? Perché questi due carabinieri giocarono a carte. Sì, ascolta, Stefano, e lui chiamò e disse, mamma, ma come c'è brutto qua? Vedete, a che ora ha detto? È verso le 6:30, le 7 chiamava di sera. Mamma, c'è bruttissimo qua. Ecco, si è sempre detto da varie fonti giornalistiche e televisive che la notte successiva alla strage gli unici esponenti politici che furono perquisiti furono soltanto quelli di sinistra. No, questa è una bugia enorme, perché se...
vennero a fare una perquisizione a casa mia. Come mai questa storia lei la racconta soltanto dopo la rivelazione di Olino? Cioè lei prima di Olino non ne ha mai parlato che suo fratello aveva questa cartelletta? Non l'aveva raccontato a qualche magistrato? Io ne ho parlato, cioè non è che non abbiamo parlato. Prima della rivelazione di Olino. No, prima delle rivelazioni di Olino, cioè praticamente che io ricordi ne ho parlato pure, solo che non avevamo voce noi, non avevamo spazio nei giornali, nella stampa, mi spiego? Quando noi parlavamo rimaneva una cosa circoscritta, non c'era. Poi è chiaro che dopo le rivelazioni di Olino, in pratica la cosa poi ha fatto clamore, cioè le notizie hanno fatto clamore. No, poi io non ho le mie certezze. Io infatti parlo di radio, parlo di questo, cioè non è che io sto dicendo che Peppino aveva scoperto tutto, no, Peppino non aveva scoperto tutto, Peppino, ripeto, aveva raccolto documenti, testimonianze, non so a che cosa è arrivato, ma sicuramente non gli abbia risolto il caso, parliamoci chiaro. Ma chi gliel'ha fatta, fatta la perquisizione a Peppino, a casa sua, dopo la morte di Peppino? L'ha fatto i carabinieri di Subragna, gli ordini di Subragna, no? Cioè l'ha fatto i carabinieri di Cini, secondo il cognato del maresciallo Lombardo. Canale, sì. Peppino era stato mai avvicinato per un coinvolgimento in diciamo di un estremismo di sinistra? Qualcuno gli aveva mai proposto? No. Qualcuno che gli aveva... sappia, no. Che lo sappia, no. E che sappiano pure i suoi compagni, no. Perché Peppino nell'ultimo periodo aveva fatto un volantino contro le Brigate Rosse, perché lì si comunicava ai tempi con i volantini, non è che c'era Facebook, non esistono tutte queste cose, no? Una cosa che ovviamente il secolo mi ha bloccato, perché erano anni in cui si pensava che una provocazione potesse scatenare, eccetera. Anche tramite un articolo da un giornale, eccetera, era questo. Io dissi che secondo me, non so se chi è andato a Casalmetta sapeva che c'erano quei due poliziotti. Secondo me non lo sapevano, perché nessuno è così cretino e così idiota che va con la fiamma ostilica a fare tutto quel rumore. Perché o li avevano sedati prima, allora... ecco. Oppure dice, ma perché dici questo? I fatti ti danno torto. No, i fatti mi hanno ragione, perché guarda caso, ecco, mi sono dimenticato un particolare importante, quella notte incomincia a piovere proprio in maniera proprio forte, cioè la pioggia era talmente forte che se dovevamo parlare tutti e due non potevamo parlare. Ecco. Quindi sono stati fortunati perché c'era pioggia forte. E allora io vado subito, appena capisco come era stata la sequenza, e telefonando a Dazzo gli dico, senti, io l'avrei un'idea, dimmela. Ho detto, secondo me una sola poteva essere la situazione. Questi volevano prendere le divise per fermare Almirante. Cioè, io non lo so, questa era una cosa 2 più 2, 4, si verificherà l'anno dopo. Con Boro, cioè non capisco perché, però Dazzaro rimase, no, non c'è questa, tagliamola. Ma io penso che questa, cioè io sono arrivato così, ma secondo me a tutt'oggi sono convinto di questo io. Dopodiché quando hanno ammassato i carabinieri hanno capito che si faceva la cosa un po' strana. Che non era previsto. I presunti, questa è una mia posta, attenzione, i brigatisti vanno, scappano. E rimane l'Ivesco con qualche ragazzo che aveva portato dietro, non so se tutti o probabilmente no, che si portano, cioè tra l'altro a Vesco, anche questo non è mai venuto fuori, a Vesco hanno trovato 50.000 lire del sequestro bulgari. La mia ipotesi, arrivano se brigatisti, arrivano lì, si trovano questi carabinieri, sono costretti a ucciderli perché ovviamente... Si sono svegliati, perché Falcetta perché si è svegliato. Si è svegliato, si girano gli altri, gli avevano detto, no, ma voi siete stronzi da soli o che cosa, e se ne vanno. I due, il Vesco e l'altro, prendono i vestiti e li mettono in macchina, un po' così.